tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vado a preparare tartufi al tiramisù. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 200 g di savoiardi, 250 g di mascarpone, 50 g di zucchero a velo, 200 g o 200 ml di caffè, crema pandistelle, ma potete utilizzare anche la Nutella. E cacao amaro in polvere quanto basta. Come prima cosa andiamo a tritare finemente i savoiardi. Dopo averli frullati, dobbiamo ottenere questo risultato, vedete? Una polvere. Adesso lo mettiamo da parte. All'interno di una ciotola vado ad inserire il mascarpone, lo zucchero a velo con l'amarisa. Vado a mescolare questi due ingredienti. Adesso aggiungo il caffè. Lo ottenuto questo risultato, possiamo aggiungere i savoiardi tritati. Mescoliamo. Se dovesse risultare troppo molle, aggiungiamo altri savoiardi. Infatti, vedete che risulta morbido? Aggiungiamo altri savoiardi tritati. Ottenuto questo risultato. Alla fine ho utilizzato 300 g di mascarpone e 400 g di savoiardi tritati. Vedete? Dobbiamo ottenere questo impasto. Comunque dovrà essere lavorabile con le mani. Adesso raccogliamo tutto quello che c'è nei laterali della ciotola, puliamo anche la marisa, copriamo con pellicola trasparente e riponiamo all'interno del frigorifero per 30 minuti. Trascorsi 30 minuti possiamo formare i tartufi. Con un cucchiaio andiamo a prelevare un pochino di impasto. Ce lo mettiamo nelle mani, in questo modo. Appiattiamo. E poi con un cucchiaino andiamo a prendere un po' di crema pandistelle. E lo mettiamo al centro in questo modo. E dopodiché formiamo una palla, chiudiamo tutto. Così. Vedete? E li mettiamo all'interno di una teglia. Continuo a fare tutti gli altri. Ecco, quindi vedete, comunque sono semplici da preparare.
dopo averli preparati tutti, li dobbiamo passare all'interno del cacao amaro in polvere. Quindi li riprendiamo, diamo la forma rotonda e li passiamo all'interno del cacao amaro in polvere. Vedete? In questo modo. E dopodiché li posizionate all'interno dei pirottini oppure all'interno di un vassoio. Li adagiamo all'interno. Dopodiché li ripettiamo all'interno del vassoio e non appena li abbiamo completati tutti, li facciamo riposare in frigorifero per 30-40 minuti. Vedete? Dopo aver ottenuto questo risultato, come ho già detto prima, li rimettiamo all'interno del frigorifero per 30-40 minuti. Trascorsi 40 minuti, sono pronti per essere degustati. I miei tartufi al tiramisù sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Adesso vi mostro l'interno. Guardate che meraviglia. Sono stra buoni. Dovete assolutamente provarli.